Gentili amiche, cari amici, oggi spazziamo via le ragnatele, ci allontaniamo dalle scansie polverose, bando a vecchi tomi e pergamene e tuffiamoci nel futuro, o forse anche nel presente, perché come voi forse saprete, noi non siamo soli e secondo alcuni non lo siamo neanche mai stati. Alle mie spalle vedete il celebre manifesto del film Incontri ravvicinati del terzo tipo, diretto da Steven Spielberg nel 1977. Il testo riportato sul manifesto è la sintesi della classificazione delle tipologie di contatto, stilata dall'astronomo astrofisico Josef Allen-Hynek nel 1972, che prevedeva una casistica di questo tipo: per gli avvistamenti sotto i 150 metri, incontri ravvicinati del primo tipo, e cioè l'avvistamento di un UFO, Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato, nella fattispecie di disco alla luce del giorno, luce vagante notturna o apparecchio aereo di tecnologia non terrestre. Al secondo tipo, l'evidenza fisica, ovvero l'osservazione, non più l'avvistamento, ma l'osservazione di un UFO o di un fenomeno fisico ad esso correlato, cerchi nel grano, interferenza con i motori, calore, radiazioni o paralisi umane. E infine l'incontro ravvicinato del terzo tipo, il contatto, e cioè l'osservazione di esseri animati in concomitanza con l'avvistamento di un UFO. Hynek fu contattato dall'aeronautica militare americana subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, per condurre un'indagine volta a verificare l'attendibilità, delle testimonianze, relative agli avvistamenti alieni. Nel corso del tempo Hynek cambiò più volte la sua posizione sulla questione. All'inizio della sua ricerca, infatti, scriveva: «L'intera questione sembra grottescamente ridicola. Ma nel tempo l'accumularsi di testimonianze provenienti da persone assolutamente degne di credibilità e di fiducia, astronomi, piloti, personale militare o scienziati in genere, lo porta a scrivere: come scienziato devo tener presente il passato. Troppo spesso è accaduto che materie di grande valore per la scienza venivano tralasciate perché il nuovo fenomeno non si adattava alla visione scientifica del tempo». Nuovamente, però, in tempi successivi, sviluppa una teoria leggermente diversa. Hynek, infatti, fra i suoi ultimi scritti ci lascia questo testo: «Io comincio a sostenere sempre meno l'idea che gli UFO siano, nella loro fisicità, astronavi da altri pianeti. Vi sono troppe cose che depongono contro questa teoria. A me sembra ridicolo che intelligenze superiori viaggino per lunghissime distanze siderali per fare cose relativamente stupide come fermare le macchine, raccogliere campioni di terreno e spaventare la gente. Credo che dobbiamo cominciare a riesaminare l'evidenza. Dobbiamo guardare più vicino a casa». E così Hynek introduceva il concetto del possibile legame fra gli avvistamenti UFO e fenomeni di tipo psichico. Vi ho fatto questa premessa perché all'interno della vasta produzione editoriale relativa all'argomento, principalmente quella che va fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni 2000, ho scelto due testi di cui parlarvi che così sono esempio delle due diverse posizioni che lo stesso Hynek ha vissuto nel corso della sua esistenza e della sua ricerca. Hynek, infatti, sosteneva che molti di questi avvistamenti avevano per lo più le caratteristiche che si potrebbero attribuire a un poltergeist o a altri fenomeni di questo tipo. Ecco, sulla scorta di questa osservazione, io vi presento il primo dei due volumi che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Jean Robin, UFO, la grande parodia. Il volume è del 1984 ed è stato pubblicato in italiano per la prima volta dalla casa editrice parmigiana, le edizioni All'insegna del Veltro. Robin era un esoterista francese che si era occupato di vari argomenti relativi all'occultismo seguendo le orme del maestro René Guénon.
E partendo dal presupposti che Guénon attribuisce al neospiritualismo moderno, sviluppa la teoria che in realtà l'ufologia altro che non sia che una sorta di pseudo-religione contemporanea. In questo caso si verificherebbe con l'ufologia lo stesso tipo di sovversione della sapienza tradizionale che, in chiave moderna però, che si era manifestata in altri fenomeni, del XX secolo, come l'occultismo e lo spiritismo e il teosofismo, che Guénon condannava proprio come, parodie. Da qui il titolo, parodie della reale tensione umana verso il trascendente. In questo senso, il carattere parodico o di rovesciamento che è tipico del grande avversario, è una delle modalità con cui vengono definiti e identificati l'anticristo e la controiniziazione che lo rappresentano, ben calzerebbero a atteggiamenti che accompagnano quella che Roban viene a chiamare addirittura discosofia, come se fosse proprio una dottrina. Per esempio, all'attesa del Messia portatore del messaggio di pace celeste, eccetera, si sostituisce l'attesa dell'alieno amico che porta un messaggio di pace e amicizia per l'umanità, alla visione della luce che accompagna il manifestarsi dello Spirito Santo e della sua rivelazione, si sostituisce la visione delle luci che accompagnano il manifestarsi dell'entità aliena. E ancora, lo Yahweh, creatore dell'uomo, del cielo e della terra, diventa una sorta di demiurgo extraterrestre. E qui c'è un aggancio interessante con la posizione che sempre più spesso sta trattando Biglino nei suoi scritti recentissimi. Per Roban, dunque, gli UFO esistono, è un fenomeno innegabile, ma non sono quello che vogliono farsi credere. Questi fenomeni indiscutibili avvengono in questo spazio grigio, in questa sorta di terra di nessuno fra il cielo e la terra, dove si muovono le energie sottili, un ambito psichico nel quale lavorano forze spirituali inferiori, volte a traviare l'uomo dalla sua ricerca della vera spiritualità e del trascendente. Il libro è diviso in vari capitoli dedicati a una breve storia dell'ufologia, alla dottrina che Roban battezza appunto, come vi dicevo, discosofia, ai suoi legami con il simbolismo antico e dedica anche un capitolo curioso, perché non siamo abituati magari a pensare a questo aspetto, alla teoria della provenienza non extraterrestre, bensì infraterrestre degli alieni, cioè gli alieni come provenienti dalle profondità della Terra. Di tutt'altro approccio si tratta quando prendiamo in mano il secondo libro che vi voglio proporre, e cioè il volume del nostro, dico nostro perché è parmigiano, Giorgio Pattera. UFO, 20 anni di indagini e ricerche e qualcosa abbiamo scoperto. All'interno gli avvistamenti più clamorosi nel Parmense e in Lunigiana. Anche questo volume, edito a Parma dall'editore PPS nel 2005. Il Pattera, che è laureato in biologia ma è appassionato di esobiologia, cioè lo studio e la ricerca di forme di vita extraterrestri, tecnico di laboratorio presso l'ospedale di Parma, all'epoca della pubblicazione del volume era responsabile tecnico del Comitato Scientifico del Centro Ufologico Nazionale, il CUN, che anni fa, io ricordo con piacere, proponeva diverse iniziative. Così mostrando documentari, presentando libri sull'argomento, me lo ricordo come particolarmente attivo. Il Pattera rivendica in questo volume il valore dello studio sul campo degli ufologi, al contrario di quello che fanno ufofili e ufomani,
che non fanno che danno alla disciplina e alla ricerca. Anzi, egli stesso collaborava con le forze dell'ordine per svelare e demistificare eventuali truffe di questo, relative, insomma, a questi argomenti che potessero anche portare al turbamento dell'ordine pubblico. Questo saggio, scrive Patera, è semplicemente un compendio delle ventinarie esperienze sul campo di un convinto esobiologo. Il campo di indagine di Patera è la Parma, la provincia di Parma e anche il versante toscano dell'Appennino, cioè la Lunigiana. E nel libro sono raccolte una serie di testimonianze, presentate tutte con resoconto della testimonianza, osservazione, relazione tecnica, risultati delle indagini di laboratorio e conclusioni. Sono accompagnate spesso dai testi e dalle lettere degli interessati che hanno contattato direttamente il ricercatore e anche da una bibliografia che possa essere utile per approfondire i singoli tipi di fenomeno. Ecco, partendo dall'indice del volume di Patera, vediamo alcune delle località interessate da questi fenomeni. Borgo Valditaro, Parma stessa, con un evento davvero notevole, Sivizzano di Traversetolo e ancora Ranzano o nelle vicinanze la Lunigiana, Sassalbo, Rapallo. Nell'indagare questi fenomeni, Patera ci lascia anche delle osservazioni interessanti sulle analisi chimiche e fisiche che vengono effettuate nel corso dell'indagine. Ci sono osservazioni sulla percezione visiva nei fenomeni paranormali, sul rilascio di endorfine e altre sostanze chimiche, gli effetti psicologici e fisiologici indotti da queste sostanze e anche i risultati delle indagini biochimiche effettuate su diversi materiali organici. La cosa interessante è che partendo da una posizione completamente differente, sia il tecnico Patera sia l'esoterista Robin arrivano però a concludere che ci siamo di fronte a dei fenomeni che non possono essere trascurati e che sono comunque di difficile spiegazione. Patera ci cita anche una frase di Monsignor Balducci che partecipò a un congresso tenutosi a Rimini, un evento piuttosto importante, pochi anni prima della pubblicazione del volume, che sosteneva, apro le virgolette, le testimonianze rese dalle persone costituiscono un'imprescindibile fonte di documentazione, negando l'attendibilità delle quali verrebbe annullata anche la validità del messaggio divino. Non può non tornare alla mente la frase di Hinecke quando sosteneva che non si può trascurare una parte delle testimonianze solamente perché non facilmente adattabili alla scienza e alle condizioni scientifiche attualmente in nostro possesso. Qui l'anello dunque si chiude. Nel caso siate interessati alla lettura dei volumi o anche al manifesto, potete rivolgervi direttamente in libreria perché sono tutti in vendita presso la Libreria Palatina Editrice e anche con questo oggi vi saluto con una semplice esortazione. Rimaniamo in contatto. Arrivederci, alla prossima.